Padova, che mercoledì al Flaminio era stato superato per 2-0 dalla Lazio, riesce stasera a fermare la Roma su due pari. La formazione giallorossa aveva ben iniziato, poi è calata la distanza anche sotto il profilo della concentrazione. Dopo l'occasione di Antonelli al primo minuto, ecco il vantaggio della Roma. Cross di Buriani, Graziani tocca a Cereto che realizza. Passano 3 minuti e la Roma raddoppia. Di Carlo serve Giannini. Il giovane attaccante realizza superando Malizia. Al 37esimo la prima replica dei padovani, i quali dopo un inizio stentato hanno lentamente recuperato il bandolo della matassa. Fradella colpisce di testa colpo sicuro, ma è bravo Tancredi che gli nega la soddisfazione del gol deviando sulla traversa. L'attaccante padovano non si dà per vinto e poco dopo su cross di Daré prova lo spiraglio giù per accorciare le distanze. Nella ripresa i giallorossi sforano una marcatura ancora con Cereso dopo una bella azione iniziata da Buriani. Graziani serve con un ottimo assist il brasiliano che di sinistro manda di poco a lato. Al 39esimo la doccia fredda, eccola. Sorbello si fa trovare pronto all'appuntamento e realizza il 2-2. Cereso sul finire si fa cogliere dal guardalino in un gesto di reazione e viene spedito anzitempo negli spogliatoi. Ecco il brasiliano espulso sul finire convulso della partita.